lettori, come il sta? Il microfono sta qui. E adesso facciamo uno spacchettamento. E bentornati, cari lettori, come state? Spero tutto bene. Beh. Io sono Marco, lei Anna, e lui è una brutta persona che ci ha rapito. E qui siamo su Storia dell'altra vita. Non statelo a sentire. Questo è il mio canale. In cui parliamo di fumetti e di cose nerd. Tanto ciao. Da dietro non si sente, si sente solo da qua davanti. Lì dietro non si sente niente. Quindi io che parlo. Ragazzi, allora di che parliamo oggi? Parliamo innanzitutto, ringraziamo quelli che ci offrono, mi offrono il caffè perché il caffè lo offrono solo a me. A proposito, non ho preso il caffè, devo andare a prendere il caffè offerto da chi me lo offre oggi il caffè, da Flip80 Full, che è iscritto da 13 mesi. Perché? Però grazie. Niente. Allora, oggi si parte con lo spacchettamento di Climax Comics. Sto ragazzi, che c'è scritto Comics and Games. Loro vendono anche giochi, vendono, non so se vendono videogiochi, ma vendono statuette, vendono pop, vendono giochi, giochi di carte. Dall'altro video. Voi sicuramente l'avrete notato. Che cosa? Che papà? Lui. Lui, papà. A un certo punto. No, perché non dà proprio le vibes. Le vibes. Ma che cosa sono? Le vibes, non è traducibile. Sarà traducibile, lo dicevo in italiano. Sì, ma le vibes. Le sensazioni. Sì, ma le vibes non vuol dire niente. Le vibes, magari sì. Ah, tu hai aspettato tutto questo tempo per rinfacciarmi che non so l'inglese. Ho capito. Sappi che io ti sto finanziando l'inglese a te. Sappi, sono il tuo sponsor. Piano! Che roba è? Sta distruggendo. Perché c'è qualcosa che non è un fumetto in quel pacco di Climax Comics? Oh, ma c'è una cosa bellissima. Ma c'è una cosa veramente meravigliosa. Facciamo, non mi aveva detto nulla. Facciamo come su YouTube Kids. Aspettate a fine video non per vedere che cos'è. Così fanno? Sì. Non mi aveva detto veramente nulla. Che figata. Allora, innanzitutto, che cosa c'è in questo pacco? Buono. Vediamo un po'. Non capisco che numero. No, ma che bello il numero 7. 8. Facciamo vedere queste copertine. 9. E 10 della nave di Teseo, ce l'ho tutto, lo posso leggere. Lo puoi iniziare. Aspetta, che ho scambiato. Hai fatto un casino, adesso posso iniziare tutta la nave di Teseo. Che bello! Che bello sto effetto, sta copertina strappato. Chissà perché? Strappato, no. Chissà perché bruciato. Bruciato. Bello, poi? Poi, che altro? Claymore 20, l'ultimo numero. Ammazza che mostroni che ci stanno qua. Di Marco Sakamoto Days 14. Allora, finalmente posso leggere tutta la nave di Teseo. Sono molto contento di questo. Grazie a Climax Comics. Ricordatevi, noi abbiamo un codice in Climax Comics, che è il codice LucaDJ5, che praticamente vi fa fare il 5% sulle spese di sulle spese del fumetto. E invece, per avere le spese di spedizione gratuite, dovete arrivare a una spesa di 39 euro, ma la cosa bella è che potete mettere i fumetti in casella, nel senso, non prenderli prima di avere le spese di spedizione gratuite, li tenete lì, quando arrivate a quel massimale ve li fate spedire gratis. È figo, no? Sì. Ma quindi se metto LucaDJ100 me li regalano? No, semplicemente non funziona il codice. Comunque sei sempre molto intelligente. Bello. Un segnalibro di Crucifix. E ultimo, The Last But Not The Least. Una cosa stupenda. Oddio, che cosa sono? Dei mini Funko. Delle figure viniliche di Harry Potter in versione... In versione cappello, quinto, cappello parlante. Che figo. Ma vedi, questo qua è il cappello parlante. Ho capito, in versione. Guarda che bello. Beh, lo vogliamo aprire? Sì. Ne contiene una lì dentro? Sì. Sì. Mi sa che ho grattato qualcosa. Non è che hanno sentito qualche rumore strano. Ho toccato questo robo. No, non ti preoccupare. Non sentono rumori strani quando non parli. Non la rompere. Come faccio a non romperla? Non la rompere.
Lei è molto brava a rompere le scatole. Dissing. Non la rompere, non l'hai rotta. Oh, guarda che bella, si richiude pure. Che cosa ci sarà? Aspetta, secondo voi che cosa ci sarà? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Scrivetelo qua sotto nei commenti e non barate. Ma che cosa sarà? Fa vedere quando esce. Ma è gigantesco. Per i fatti suoi sta fa. È gigantesco. Allora, secondo me è Hermione. Secondo me è un tizio col cappello. Ron? È fantastico. È Harry Potter. Lo devi far vedere sopra. Solo farlo vedere vicino, vicino, vicino alla camera. Vicino. Ci arrivo. Vicino alla camera. Basta semplicemente fare un po' di fatica e ci arrivi. Che bello col cappello parlante. Ah, sta proprio sulla sedia. Sì, sullo sgabello. E gli sta dicendo, non serpeverde, non serpeverde. Serpeverde ti aiuterebbe nella via della grandezza, ma io non voglio essere grande, io sono Harry Potter. Mi trovo in tante situazioni e riesco a sfuggirvi senza neanche sapere il perché. Grazie a gente che mi aiuta. Io amo molto Harry Potter, cioè il mondo di Harry Potter, sì, Harry Potter mi sta un po' antipatico. Poverino. Sagamodo dei 14. Qualcuno sa quando finisce? Sta no, è in corso. Da una è in corso Sagamodo dei. Te la allora, ci sono due differenze tra la pizza e la tua opinione. La pizza l'ho chiesta, la tua opinione no. Ogni volta questa cosa sulla pizza. Tu vedi troppo Lollo Lacustre. No, io vedo troppi meme. Lollo Lacustre, ci stai seguendo? Prima che ci segui. Prima che ci segui. Grande Lollo Lacustre. Ma voglio. Un mito Lollo Lacustre. Infatti. Un'entità suprema. Ciao Lollo Lacustre, ti vediamo sempre. Ti ascoltiamo sempre, purtroppo. No, poverino. Purtroppo sì, metti il volume al massimo. Tu. Ma comunque questo video potrebbe finire. Ciao. Ragazzi, grazie mille di tutto. Vi ricordiamo gli sconti di Climax qua sotto, il fatto che potete andare in casella. Ringraziamo Climax perché questi fumetti sono supplied by, ma io non prendo una lira, quindi non è un'affiliazione. Grazie mille, presto arriverà un bel video sulla nave di Teseo perché è finito. E ricordatevi di chiudere le finestre perché vi potrebbe entrare un Joker Funko Pop che state vedendo proprio. È bellissimo quel Joker, proprio c'è bello. Ma tu ormai non li fai più i Funko Pop, quindi qualcosa me lo becco io. Ma che cosa? Sì, questo te lo prendi. Anna ha tolto tutti quanti prendipolvere dalla sua libreria. Perché mi davano un po' fastidio. Gli davano fastidio prendipolvere, questo, vedete? Questo è quello che fanno i collezionisti. Si danno fastidio. A un certo punto buttano tutto, cioè. E poi se ne pentono. Ma perché li vendono? No, non ci sta. Che cos'è? Dietro. In realtà è il cappello parlante. È il cappello parlante. Ma sta cosa dietro non ce l'ha. Ma che ne sai? Solo tu? Perché non avevo voglia di fare i capelli. Ma tu che ne sai? Ma perché? Ci stanno i capelli là dietro? E si è oscurato. Si è scurito. Vabbè, ma possiamo chiudere sto video? Ci vediamo per il solito prossimo video. Video che sarà più o meno nei commenti scrivete nei commenti. Se siete arrivati fino qua, scrivete. Ciao. Forza Lollo Lacustre. No. Vabbè. Sì. Vabbè. Scrivete, io ho visto Harry Potter e me ne vanto. Vabbè, una delle due. Vediamo chi vince tra Forza Lollo Lacustre e quella sua. Che non me la ricordo già più. No, io ho visto Harry Potter e me ne va. Tutto ciao, qua. E ho letto anche i libri, perché se non avete letto i libri, veramente. Ha letto anche il libro prequel. Voi l'avete letto anteprima Harry Potter? Chiudi sto diavolo di video. Ciao a tutti. Ciao. Ci vediamo domani. Con il solito prossimo video. Ciao. Quindi non ci contate troppo. Domani o tra un po', diciamo, è un po' variabile la cosa. Un po' o domani. Vabbè. Io scommetto che salteranno tutto il video per arrivare alla parte dove io saluto, che è la parte più bella, sinceramente. Ciao, clicca sto mouse.